Alla seconda pausa di Varese Caldaro, gara 3, 2-0 per il Varese. Ho il piacere di avere il presente e il passato dei Mastini. Parliamo prima con i vecchi. Roberto Blumer, che effetto ti fa vedere ancora il tutto esaurito e vedere tanto giallo-nero in questo vecchio palaghiaccio che adesso è diventato nuovo? Prima di tutto abbiamo un impianto che in passato abbiamo sognato. Siamo ritornati a avere una squadra competitiva ad un livello che non è più come quello di una volta, ma va benissimo così, perché la passione c'è, e quindi passo dopo passo abbiamo inforcato la strada giusta. Tanti di quei ragazzi non giocavano da te, ma erano giovani quando eri tu presidente? Io non sono più giovane, quindi... No, io, i ragazzi, non te! Quindi sì, diversi sono sono ancora qui in tribuna con i loro marmocchi, e quindi è già una gioia quella. È segno che il seme dell'hockey è rimasto e ha fruttato passione. E quindi è già molto bello vedere questo. Poi so che ci sono le squadre giovanili, è giusto che si facciano i passi uno dopo l'altro, senza ripetere voli pindarici che avevamo sognato in passato, non solo sognato ma anche coppe toccate con mano. E quindi è sempre, vengo molto volentieri qua, anche l'ambiente. Cioè. Carlo Bino, vedere Roberto Blumer ancora così appassionato di hockey. Io mi ricordo che quando era presidente dei Mastini andava a vedere anche i tornei under 5, under 7, under 9, tanto per capire quanta era la sua passione, e da lì capisco perché è rimasto ancora un presidente molto amato a Varese. Ah, per me è un onore fare un'intervista con Roberto, perché mi sembrava giusto prendere i due personaggi. È un onore perché lui è, secondo me è stato, penso, uno dei più grandi presidenti di Varese, e infatti ha fatto un grandissimo lavoro ed è sempre presente ancora adesso. Vuol dire che ha lavorato bene sul ghiaccio e fuori, perché tutta la gente le vuole un bene pazzesco, e quindi quello che mi posso augurare io è di poter percorrere la sua strada, di lavorare bene per l'hockey e di tornare qua fra un po' di anni, quando sarò un po' più anziano, e vedere tanta gente, dai giovani come me ai più grandi come lui, che li vogliono bene e lo rispettano, perché comunque è una grandissima persona. Adesso io lavoro e collaboro ovviamente con Matteo Malfatti, che era un suo giocatore, e Matteo Malfatti, quando parla di Roberto, dice che è stato il presidente più bravo e più buono che ha avuto nella storia, era quasi un padre. E quindi noi dobbiamo solo imparare da persone così, e ovviamente se siamo qua oggi grazie anche a lui, al lavoro che ha fatto in passato, perché ogni presidente che arriva fa il suo lavoro fatto nel miglior modo possibile, poi passa ovviamente la palla al prossimo, e c'è stata una continuità a Varese ovviamente, e siamo arrivati oggi perché comunque lui ha fatto un grandissimo lavoro. Quindi è bello, è bellissimo. Ovviamente quando lui era presidente, io ero piccolino, non avrei mai pensato e neanche sognato di poter fare oggi un'intervista. Io da presidente, lui da ovviamente presidente onorario come sempre, e da grande tifoso, per me è un grande onore. Vedere vincere Varese, vedere tanto cuore, tanti tifosi e vedere ancora la passione. Io ricordo tanta gente che veniva a vedere Cincorsi, come me, come te. Se chiedi al 70% della gente che c'è qua stasera non lo conosce, vuol dire che si è ringiovanito anche la gente che viene al palaghiaccio, e tante famiglie. Questo è un motivo di orgoglio per noi, perché siamo partiti con un progetto, come dico io, bello e sano, e la risposta della città di Varese, che non avevo nessun dubbio, è questa. Cioè, tanta gente che non conosceva l'hockey o che non l'ha mai visto è diventata appassionata. E a volte mi dicono: ma hai detto te il giorno che ti ho conosciuto? Perché comunque sapete bene che l'hockey è, io dico sempre che è lo sport più bello al mondo, perché quando ti entra non ti esce più. Non ti esce più perché le emozioni che ti dà questo sport nell'arco di qualche secondo non te le dà nessuno. Quindi il poter noi lavorare per trasmettere alle future generazioni, quindi le famiglie e i bambini, la continuità dell'hockey è veramente il traguardo che sognavo e che sognavamo noi, e che ci siamo arrivati, ci stiamo lavorando per questo, quindi siamo molto molto felici. Io che sono interista, tante volte rinuncio alle partite dell'Inter per vedere le partite o del Lugano,
o del Varese, perché dico la verità, mi diverto di più dalla pista del ghiaccio che a stazione, eppure sono interista sfegatato. Ah, ma com'è sfondi una porta aperta, perché io il calcio non lo guardo più da tempo, da quando seguo l'hockey, perché ti ripeto, io quando entro qua, la cosa bella è quello che posso dire, che tanta gente mi dice, quando io entro qua stacco la spina dalla vita, mi rilasso, mi diverto, passo due ore fantastiche, esco che sono felice. E questo è bellissimo, quando la gente ti dice queste cose, vuol dire che sei riuscito davvero a trasmettere che non c'è solo l'hockey giocato, ma è un momento di aggregazione e di ritrovo per la città che il Covid aveva allontanato, e noi vogliamo a tutti i costi riunire, perché la cosa più bella nella vita sono i rapporti umani, sociali, quello che io posso dare a te, a tu quello che puoi dare a me, la crescita umana, no? Quindi è bellissimo quello che sta succedendo qua dentro. Quando andavamo a vedere le partite di hockey, ai nostri tempi, Roberto, non era sempre così felice, anche con le tifoserie c'era qualche attrito, con Milano, con Bolzano, adesso sembra che ormai è diventato un po' una festa a vedere le partite di hockey. Rarissime volte vediamo gesti stupidi, come magari abbiamo visto purtroppo l'altra sera, per esempio, in Inter-Juventus, per capirci. Sì. Ah, ti dico, io sempre in tempo